Buongiorno a tutti, siamo in Thailandia, precisamente nella parte nord della Thailandia, quella un po' più autentica e meno turistica. Infatti ho guidato per 4 ore per arrivare da Chiang Mai a questa piccola cittadina, che però è soltanto una tappa, perché ho intenzione di arrivare stasera, sempre se riesco con i tempi, al confine con la Birmania. Ho dormito veramente poco, quindi sono un po' cotto, però c'è l'adrenalina che ci tiene svegli. Ora farò un giro per la città, mangio qualcosa e poi capisco che cosa fare. Allora, ecco la mia colazione barra merenda. È praticamente pollo al curry thailandese con riso. Mi sono fermato un attimo, purtroppo ha cominciato a diluviare, come avete visto. Poi sono ripartito, ora piano piano mi sto asciugando. Il problema è che qui non si capisce niente. Un secondo diluvia e fa freddo, l'altro c'è il sole. Però è normale. La moto regge bene, fortunatamente, quello lì sta andando tutto bene. Ora mi mancano gli ultimi 80 km. Allora, eccoci arrivati, siamo nella provincia di Mae Hong San, non so se l'ho pronunciato bene. Siamo al confine con la Birmania, un posto veramente molto molto in alto e poco turistico. Questa è la stanza più economica che sono riuscito a trovare, 8 euro a notte. Ma più che bene, purtroppo meno di questo non c'era. Sono uscito, volevo farmi una doccia, ma ci ho ripensato perché sono veramente stanco. Ho dormito pochissimo questa notte, quindi se mi faccio la doccia per caso mi appoggio sul letto, non mi sveglio più. Quindi tanto vale che mi sforzo, poi stasera verso le 8 vado a dormire, che domani di nuovo mi alzo presto. Siamo in tema, ho preso il pesce, guardate tra l'altro che bello il posto. Si mangia seduti per terra con vista lago. Buongiorno a tutti, mi sono fermato dopo un'oretta e mezza perché da quello che ho capito dai piccoli disegni qui vicino dovrebbe esserci una cascata. Immagino che sarò l'unica persona che c'è lì, a meno che non ci sarà qualche locale. Però già solo camminare così praticamente nella giungla da solo e fra poco in silenzio quando spegnerò la telecamera vale praticamente tutte le ore di viaggio. Dopo altre 2 ore e mezza di guida, io sono devastato, dolori fisici, mal di schiena, naso tappato perché praticamente salgo e scendo, sto veramente distrutto. Ora fa freddo, anche se sto fermo, perché siamo a 2200 metri, infatti qui c'è il tempio più in alto di tutta la Thailandia.
infatti sono il monte Doin Thanon, non so se l'ho pronunciato bene, che è a 2565 metri. Qui sarebbe stato bellissimo fare riprese con il drone, però come ho detto in altri video serve un permesso che non ho e non avrei mai fatto in tempo a riceverlo, anche se da quello che ho letto è veramente difficile che te lo concedano.